Olimpia eseguirà due brani. Puoi già anticiparli o vuoi direttamente sedurci con la tua musica? Il primo lo posso dire, è un estratto, perché altrimenti sarebbe troppo lungo, di un brano scritto da un compositore italiano. È un brano originale per fisarmonica. E è un estratto dal 10 chilometri al finestrino, il titolo. È un'impressione di viaggio. Questo compositore ha scritto questo brano mentre stava in treno, quindi alcuni suoni richiamano un po' il fischio del treno. Il secondo penso che lo riconosciate, nemmeno ve lo dico, perché è un omaggio a voi che mi avete gentilmente ospitato e che avete fatto questa bellissima serata per i miei concittadini. Olimpia Greco. Thank you.
Olimpia Greco, direttamente da Amatrice, anche lei purtroppo coinvolta e drammaticamente colpita dal terremoto, ha voluto rendere omaggio alla Sardegna con questa canzone che fa parte del repertorio sardo da sempre, no? Sempre. È meravigliosa, io poi l'adoro veramente, quindi il minimo che potessi fare. Quindi non l'hai scelta per questa occasione, ma è una cosa che fa parte proprio della, delle tue corde. L'ho messa nel mio repertorio veramente da pochissimo tempo e ho detto non c'è occasione migliore per poter dire quanto io ami questa terra e questa musica, tutto qua. Per esempio questa sera Olimpia Greco duetterà con il gruppo di Aline Calixto. Venite qua ragazzi, il gruppo di Aline Calixto, grandi musicisti che arrivano dal Brasile, da Belo Horizonte, Dudu Braga al cavaquinho, eccolo lì, un applauso. Robinson Batata alle percussioni e poi ancora Riccardo Acassio alle percussioni, tra l'altro grande calciatore, e poi Tiago Delegado, direttore musicale e chitarrista di questo gruppo. Insieme hanno provato questo pomeriggio, si sono trovati bene e hanno fatto incontrare la cultura brasiliana con quella italiana, un classico della musica brasiliana. Olimpia Greco.